Qua, ciao ragazzi, come ogni martedì alle 18 puntuali come le sconfitte del Milan di questa ultima settimana, siamo qua in diretta anche oggi. Bravo, mi piace, questi bambini contenti, perché almeno fino alle 23 sarò contento anch'io, poi potrebbe passare il mio umore da felicissimo a terra. E questo perché oggi è un giorno speciale, si gioca la stracittadina di Milano. Il risultato dell'andata, qualcosa lo racconta, ma non si può mai essere troppo felici, ragazzi, perché con il calcio non si sa mai. Però mi piace entrare un po' spavaldo così, no? Mi piace l'idea che questa sera si possa passare una serata storica. E allora, oggi, come vedete in studio, non sono orfano di Andrea della Cuna Coil, che solitamente conduce insieme a me questo meraviglioso programma, e lui è in tour chiaramente con il Lacuna in America in questo momento. Ho visto tra l'altro delle foto pazzesche di concerti con centinaia di migliaia di persone e anche di mangiate incredibili in ristoranti improbabili americani, quindi beato lui. Intanto noi andiamo avanti con il nostro rock and roll, e quindi la cosa che mi piace dire è che però la trasmissione non può cominciare se non c'è un arbitro, e in questo caso do il benvenuto a Filippo di I'm Trader. Ragazzi, eccolo qua. Grande Filippo. Marietta, che giornata che farà oggi. Lo so, oggi è una giornata un po' particolare. Tra l'altro Filippo, grande cuore nero azzurro, possiamo dirlo? Super cuore nero azzurro, non grande. Allora, io intanto avviso la regia che mi arrivano dei campanellini nelle orecchie, che sono tipo dei cazzotti in faccia, e poi anche un ambiente tipo, non so, la Santa Messa, tanto per dirne uno. Quindi se si può abbassare un po' qualunque cosa, io vi ringrazio, perché non so cosa sia, ma sembrano tipo i messaggini quando ti arrivano le campanelle. Ding, ding. Saranno i milanisti che ti fanno la benedizione. Sì, anche tu hai questo suono vocale un po' da cattedrale, diciamo così. Quindi tolgo le cuffie. Quindi va bene. Allora ragazzi, tu lo sai Filippo, intanto benvenuto, il campionato per ora lo mettiamo da parte, e soprattutto oggi abbiamo l'occasione, visto e considerato che dobbiamo essere più precisi del solito, di scoprire per l'ennesima volta la carriera di un calciatore, mi piace dire così, che per me è un amico più che altro. Infatti ero emozionato nel vederlo giocare con grandi squadre in Serie A, lottando, combattendo sui campi, perché un po' l'ho visto crescere. Ma la cosa che mi piace dire è che oggi ci sarà ospite un calciatore che voglio svelare come al solito con le figurine. Quindi vediamo dove ha giocato, vediamo. Ah, ha giocato nell'Ascoli, ha giocato nel Catania, ha giocato nel Novara, ha giocato nella Cremonese, e sicuramente queste sono alcune tra le squadre nelle quali ha giocato Simone Pesce. Eccolo qua. Buonasera, ciao Mario. Oh, Simone, come stai? Ciao Filippo. Bene. Oh, ma un come piacere. Oh, ma sei sempre uguale alle figurine? Mi devi spiegare. Ad Ascoli ero giovane. Eri veramente un bimbo. Allora, io voglio introdurti così, no? Allora, sappiate che ho passato la mia vita, la mia infanzia a Sabaudia. E quindi Sabaudia per me è stata la mia seconda casa. E devo dire che in epoca non sospetta, io andavo al mare in una spiaggia dove c'erano dei bambini. Io ero già vecchio, perché ragazzi, cioè, dopo gli antenati Flintstone ci sono io. Però Simo era un bambino di quanti anni? 5 anni? 6 anni? Ma sì, 7, 8, non lo so. Quelli erano i tempi.
E quindi io ero in spiaggia, già chiaramente andavo già alle superiori per non dire all'università, però in spiaggia si giocava a pallone, si mangiava, si beveva. E la fortuna è che la famiglia di mia appartenenza era molto amica della famiglia di Simone. E quindi io ho visto Simone da bambino palleggiare in spiaggia, correre in spiaggia, calciare in spiaggia e crescere anno dopo anno con l'ossessione di diventare un calciatore professionista. Non so se di Serie A, ma sicuramente professionista. E sì, da piccolo, cioè era veramente piccolo Simo, anche di struttura fisica. E quindi, sai, io in primis non è che potevo credere in un percorso così bello come quello che poi sei riuscito a fare. E quindi uno diceva, ma è forte Simone, calcia bene. E io questo lo vedevo. No, ma corre forte fisicamente però, oh, alla fine hai avuto ragione tu. Cazzo, sei finito in Serie A, Simo. Sì, bello, no? Per me era un sogno, lo sai, e quindi esserci riuscito è motivo di orgoglio. Però, come hai detto tu, per questo tanto devo ringraziare veramente la mia famiglia, perché mi hanno dato delle basi fondamentali poi per arrivare dove sono arrivato, e infatti le radici che ho non le dimentico, anzi per me gli affetti, gli amici, e Sabaudia è un posto speciale e importantissimo. E tu tra l'altro hai cominciato, diciamo, a giocare ad alti livelli a Latina sostanzialmente. Sì, che è sì, stato... sì, sì. Che in quegli anni in che categoria era? Perché Latina poi ha fatto... No, Latina era, sì, era Serie D, quegli anni che avevo 16-17 anni, e poi veramente dopo due anni mi comprò il Perugia e mi diede in prestito alla San Benedettese in C1. Però poi Latina nel frattempo era stata ripescata in C2, quindi riandai un'altra volta a Latina e feci tre anni in C2. E infatti io mi ricordo quei periodi perché poi la preparazione era sempre estiva e io sì, casualmente in estate ero a Latina, ero a Sabaudia, e quindi venivo a vedere tutte le partite, alcune sì, amichevoli, con la famiglia Pesce al completo, perché poi lì eravamo tutti fan tuoi e venivamo sì, soprattutto sì, per te. E senti, la cosa che mi viene da pensare, tu fisicamente, come raccontavamo, poi sei cresciuto molto, soprattutto negli anni in cui hai iniziato a giocare da professionista in Serie A, però prima sì, non ti eri ancora formato. E quindi no, qual era la tua caratteristica migliore per la quale sei riuscito, nonostante questo, a farti notare e a diventare poi un calciatore a tutti gli effetti? Ma sicuramente quello che mi hanno sempre detto tutti era... abnegazione, sacrificio, allenarmi sempre a 100 all'ora ogni allenamento, quindi queste credo che siano state le cose che abbiano fatto la differenza, perché comunque fisicamente ero un giocatore rispetto agli altri che dava qualcosa come sul fisico, quindi dovevo sopperire con altro. Poi fortunatamente non tanto di altezza, ma di muscolatura sono cresciuto, anche perché allenamenti Serie A sono diversi, e anche con quello mi hanno permesso di poi fare una carriera a un certo livello. Però possiamo dire che tu c'hai un piedino incredibile già da piccolo. No, quello mi ha aiutato, quello un po' mi ha aiutato, il sinistro mi ha aiutato. Ma non solo bello preciso, ma anche una bella castagna. Sì, sì. Avevo un quello tiro, m'ha aiutato. Un tiro bello secco, potente. E tra l'altro lo dico a Filippo, che così almeno, insomma... Gli allenamenti al mare, tirare in porta al mare, vedi, come servito. No, ma poi Simone, quando eravamo più piccoli, a un certo punto abbiamo avuto la malaugurata idea di iscriverci a quei tornei di paese. Bravo. Dove c'è la gente attaccata alle reti che, cioè, sembra di giocare altro che la finale di Champions League, ragazzi.
cioè da quelle parti il calcio e il calcetto è un'ossessione, cioè c'è gente che va in galera per molto meno, eh. Cioè, ho le partite organizzate da mezzanotte a l'una, bravo, in piazza. pensa che io, Gianluca Galliani e Simone ci siamo iscritti a un torneo una volta e siamo arrivati in finale grazie a Simone, onestamente, perché lì era gioco facile, noi facciamo il nostro, io i miei golletti li ho sempre fatti, però Simone era già driblomane all'epoca, quel mancino lì la spostava castagna sotto al 7 e si partiva sempre da 1-0. Quindi... quanti ricordi, mamma mia Gianluca, quanti ricordi veramente. Eh sì, poi il più scarso di noi era Max Brigante, lo possiamo dire. No, noi glielo diciamo perché sennò poi si offende Max. Vabbè, però oramai, cioè ragazzi, ve lo dico io, Simo non può dirlo. Però Brigante, meno male che sei andato in difesa, perché tu volevi fare l'attaccante, ma quello è un altro lavoro. Cioè, che gruppo comunque. Bellissimo, ci siamo divertiti. E la cosa bella è che poi ci siamo rivisti anche i grandi, che continuiamo ad avere. Madonna, è vero. Un bel rapporto. Senti, ma tornando a te, tu mi stavi parlando della differenza di allenamenti tra le varie categorie. E, qual è stato il momento nel quale tu hai detto qua ci posso stare anch'io, anche se siamo al massimo del campionato e se siamo tra i campioni dei campioni, ma io ho un fisico che tiene, ho un piede giusto, ho la testa giusta, quando hai capito di poter far parte di questo mondo? Ma guarda, sinceramente quando l'Ascoli mi ha comprato in Serie A dalla Torres in C1, sono arrivato in ritiro, ho fatto il ritiro e non pensavo che sarei rimasto, però poi nel ritiro vedevo che le cose andavano bene, ho avuto la fortuna di prendere come esempio giocatori che in quell'Ascoli avevano fatto un po', diciamo, la storia del calcio, Gigi Di Biagio, Pagliuca, Fabio Pecchia, sai, vedi loro come esempi e tutto quanto. Poi il mister mi ha fatto esordire a Udine, ho fatto bene e da lì ho preso consapevolezza dicendo se non mollo e continuo così, diciamo che posso dire la mia. E quella è stata un po' la consapevolezza, ecco, di dire ci provo, ci posso stare, so che devo migliorare ancora tanto ogni giorno, però ci posso provare, ci posso stare. E quali erano i consigli, le cose che ti sei sentito dire da questi calciatori che già, insomma, avevano fatto il loro percorso? Ma guarda Mario, consigli sì, a volte mi parlavano, però il grosso è stato vederli, cioè proprio vederli. L'esempio era vedere come si allenavano, la mentalità che avevano, il modo in cui parlavano mentre si allenavano. Per me quello è stato un grosso esempio, vedere gente che a 35-36 aveva fatto mondiali, aveva vinto scudetti, allenarsi ogni giorno con quella voglia, con quella fame. E allora dentro di me dicevo, se loro fanno così e possono anche non farlo, io devo farlo di più di loro. Ogni giorno non posso permettermi di dire un giorno in allenamento vado più piano. Per me quella è stata una grande palestra di vita, ecco. E infatti ancora oggi li ringrazio quando li rincontro, Gigi Di Biagio, Fabio Pecchia, che per me loro sono stati importantissimi. Bene, in tutto questo, quindi dalle tue parole io capisco che c'era una sorta di rispetto, no, all'interno dello spogliatoio. Non è un po' come quello che sto vedendo ultimamente, dove hai 17 anni, 18 e ti senti arrivato e quindi vedi quello che ha magari più esperienza come l'anziano di turno, ma stai zitto che ne sai tu. Cioè, mi stai raccontando una storia che parla di rispetto dei più giovani nei confronti degli anziani. E quindi tu questa cosa come la stai vivendo, visto che mi piace fare anche un passaggio un po' brusco, ma a raccontare che oggi all'età di 40 anni sei ancora in campo, porca miseria, stai giocando ad alti livelli. Sì, no, fortunatamente ancora sono in campo, quest'anno abbiamo vinto il campionato in Lugo Mezzane, siamo andati in Serie C, quindi è una bella soddisfazione.
come dici tu, Mario, cambiano i tempi, cambiano le generazioni, no? Sì. Anche tu nella musica avrai vissuto dei passaggi diversi. Certo. Oggi siamo nel mondo dei social, siamo nel mondo dove la comunicazione è diversa, nel senso che prima c'era molta più aggregazione, si parlava nello spogliatoio, c'era questa forma di rispetto non scritta, ma c'era, e ora è cambiato tutto, quindi anche l'approccio che, diciamo, io anziano devo avere con il giovane è totalmente diverso a quello che aveva una volta l'anziano verso di me. Cioè, una volta l'anziano, se voleva, ti diceva: oh, tu oggi stai zitto, non devi parlare per tutto l'allenamento, se no le prendi. Oggi è impensabile dire una cosa così a un giovane, perché è cambiata totalmente la mentalità, è cambiato il modo di crescere. Cioè, noi prima, come hai detto tu, da mezzanotte a luna giocavamo per strada, sulla piazza. Oggi è impensabile pensare che un giovane da mezzanotte a luna mette 4 zaini sulla strada e gioca una partita di calcio. E questo ti fa crescere in un altro modo e pensare in un altro modo. Non dico che sia sbagliato o giusto, è un altro modo di vedere le cose. E quindi, purtroppo, anche se a volte ti fa rabbia perché dici: cavolo, così non è giusto, non è giusto, però poi sei tu che ti devi adeguare ai tempi. Io anche con le mie figlie dico: basta iPad, basta telefono, basta questo. Però poi dico anche: senza quello nel mondo d'oggi non potrebbero fare niente. Certo. Hai ragione, l'analisi è questa anche per il nostro mondo della musica. Qua siamo su Rocker TV e spesso parliamo di musica, e poi sicuramente farò parlare anche te dei tuoi gusti musicali. Però certo. In realtà sì, alle volte sono felice del cambiamento, alle volte rimango un po' spiazzato, e da quello che hai raccontato la vivi anche tu un po' così. Sì, quindi. Sì, sì, no. Senti, Non so se Filippo ti vuol fare una domanda. Io lascerei fare anche una bella domanda a Filippo, che tra l'altro si occupa di trading sportivo. Vedo che Filippo anche è del Renate, no? Giusto? Renate? Ah, no. Allora, svegliamo subito. Senti, Simone, mettiamo le cose in chiaro. Ma tu a che squadra tieni? Dillo. Lo sai. Ma io lo so, ma abbiamo lottato tra famiglie. Porca miseria. Io sono juventino. Mamma mia, che brutta roba, Simo. Cioè, ogni anno era la stessa cosa. Sono stato battezzato e cresciuto da Marino Marcangelo. Lo so, infatti è lì che volevo arrivare. Ma non è solo juventino, è il peggiore degli juventini. Vabbè, poi ti farò qualche... Chi non lo conosce non può capire. No, infatti, però fai conto che Marino è mio zio, mio cugino, ed è praticamente stato cacciato dallo Juventus Club perché non lo sopportavano più neanche lì. Cioè, ti dico solo questo, ti fa capire che tipo di juventino è. Cioè, contro. Quindi vabbè, detto che sei juventino, e Filippo, non ci cascare, fammi questa cortesia, fagli pure tu una bella domanda. Che... Ma tanto avevo già messo a posto Paletta la prima volta. Bravo. No, la mia era più una curiosità, perché ho avuto sicuramente la fortuna di vedere dal vivo, e non so poi se di scambiarci qualche parola, ma comunque di vedere dal vivo e di giocare contro i suoi giocatori. Parlo di Mourinho in quell'anno. Mi pare che tu sia a Catania, se non erro. Sì. Sì. Ed era anche quell'anno lì dove c'è stato quel teatrino lì, lo Monaco. Io non conosco lo Monaco. Ma com'è Mourinho come allenatore dal vivo? Ovviamente da avversario, perché non sei stato nell'Inter. E soprattutto i giocatori che allenava, come li vedevi? Cioè, c'era differenza con i giocatori allenati da un allenatore? Che tutti dicono che è un motivatore, che è uno che ti carica mille. Allora, ti dico la verità, anche se quel Catania l'Inter l'ha battuta, no? Purtroppo. 3-0. Il primo A, il 2009-2010 sì, poi 2010-2011 non c'era più Mourinho, vero? Io ci ho giocato contro, infatti, 2009-2010. Però l'Inter in quel periodo era una squadra pazzesca.
Ti abbiamo perso, Simo? Non si sente più l'audio. Scusa. Ok. Scusa, eccomi. Mi era scollato il telefono, scusate. No, una squadra pazzesca dove si vede che c'era coesione, c'era unità di intenti anche se erano 11 campioni. La cosa che tu vedevi è che uno per l'altro si sarebbero buttati nel fuoco, e questo sicuramente era dato da un allenatore che era riuscito a creare qualcosa di magico. Perché l'Inter in quegli anni, io ci ho giocato contro anche con l'Ascoli nel 2006-2007, c'era una squadra di campioni pazzeschi, poi tutti forti fisicamente. Io mi ricordo che sotto il sottopassaggio Ascoli mi sono girato e c'era Materazzi, Maicon, Vieira, Ibrahimovic, Adriano, Zanetti, Chivu. Ho detto, ma oggi qua io, ma come fai? Cioè, e quindi però l'Inter di Mourinho aveva qualcosa di speciale, lo sentivi nell'aria, lo percepivi, e quindi sicuramente Mourinho in questo è speciale, ma credo che anche a Roma quest'anno cioè con tutto quello che la Roma è, lo senti dalle parole dei calciatori, lo vedi dall'ambiente, cioè a Roma ogni settimana fanno 80.000. Vanno perché Mourinho riesce a creare questo. Poi si può criticare, le squadre giocano bene, giocano male, queste è vero, si può dire, tanto fanno i calciatori che hai a disposizione, però di Mourinho sicuro non puoi non dire che crea appartenenza, crea gruppo, crea questo è inconfutabile, cioè questo, le squadre di Mourinho su questo le riconosci. Senti, quindi tornando ad esempio a te e al tuo percorso, hai giocato in grandi squadre, il Catania sicuramente nel quale hai giocato tu era una squadrona fatta di grandi giocatori, e soprattutto a un certo periodo, se non mi sbaglio, hai avuto anche come allenatore Simeone, proprio al suo esordio da allenatore. E allora ti volevo chiedere innanzitutto com'è stata l'esperienza con Simeone, che cosa ti ha dato a livello calcistico, se è riuscito a darti qualcosa nel lasso di tempo nel quale lo hai avuto, e poi quali sono stati i tuoi compagni secondo te più forti, quelli con i quali scendevi in campo e dicevi bene, con loro mi sento più tranquillo a fare le giocate, a scendere in campo. Ma guarda, allora Simeone è stato qualcosa di speciale, una fortuna averlo avuto come allenatore. Intanto un carisma, un capo popolo incredibile, ecco, un altro allenatore per cui la squadra si sarebbe uccisa per lui, perché riesce a darti una carica, una motivazione, ha un coinvolgimento incredibile. Simeone è stato fondamentale, io non giocavo, entravo, ero in panchina, entravo, ma mi sentivo parte integrante del gruppo, perché lui su questo era veramente forte. Infatti poi Atletico Madrid credo che è stata a dimostrare l'ennesima potenza, dimostrazione di coesione e di abnegazione di una squadra che forse non si è vista mai nella storia del calcio. Una cosa incredibile. Persona vera, persona che se ti dovevi qualcosa in faccia te lo diceva senza nessun problema, però vera, non con le maschere, uno che se diceva una cosa era quella. Quindi per me è stata una fortuna avere Simeone. Per quanto riguarda i giocatori, sì, diciamo che te l'ho detto prima, ho giocato con Di Biagio, con Pagliuca, con Marco Del Vecchio. A Catania ho giocato con giocatori secondo me forti, che Papu Gomez è uno di questi, Maxi Lopez, Peppe Mascara, però secondo me il più forte con cui ho giocato, il talento maggiore, è stato Barrientos. Quello che ho visto fare, che tu possa dire questo, perché non ti nascondo che io ricordo di te che mi parlavi di Papu Gomez come se fosse un fenomeno, e io dicevo ma com'è possibile? Però avevi ragione, perché poi ha dimostrato anni dopo di essere quel Papu Gomez lì che abbiamo imparato ad apprezzare con l'Atalanta ad esempio, certo. Ma che tu
ricordo che quando ti dicevo qual è un giocatore forte del Catania, tu dici: Mario, Papu Gomez è pazzesco. E io dentro me dicevo: ma cosa avrà di così speciale? Perché da fuori, da esterno, non ti accorgi. Quindi, no, no. Quindi se arrivi a dire questo di Barrientos dopo quello che mi dicevi di Papu Gomez... Beh, no. Ma Barrientos però, se tu vai in Argentina e parli in Argentina, Barrientos nelle giovanili, che per l'Argentina sono, certo, importantissime, le nazionali under 20, under 17, lui quando era in under 17, nella sub 17, che in Argentina sai che, sì, sì, dare le maglie con i numeri ha un valore molto grande in Argentina, quindi se tu dai la 10 o la 5, in Argentina Barrientos giocava con la 10 al posto di Messi, nelle giovanili, cioè non è che stiamo a parlare di uno, sì, sì. E poi purtroppo ha avuto 3 operazioni alle ginocchia, stava per smettere, era andato in Russia e invece il direttore l'ha preso, l'ha voluto a tutti i costi. Ma cioè, io ho visto fa tunnel a Barrientos in allenamento, che ho detto no, impossibile, tunnel visuola, robe folli. No, bello, mi fa piacere. Senti, tra l'altro stiamo parlando dei tuoi compagni, ma la cosa che mi piace chiederti è se c'è stato un giocatore in particolare che non ti ha fatto dormire, dai, mettiamola così, che tu dicevi domani lo incontrerò, questo come lo marco, oppure come faccio, insomma, domani a far bella figura. Perché una delle cose che mi piace dire sempre è che nel calcio c'è l'uno contro uno, nel calcio non, tu ti alleni per fare delle cose, ma poi c'è l'avversario che si allena per impedirti di farle, e quindi è diverso dal mondo della musica, e spesso è una curiosità che ho, e sono curioso di sentire la tua risposta, perché ogni calciatore, qua sono stati ospiti in tantissimi, davvero almeno una quarantina di calciatori o ex calciatori hanno fatto parte di questa trasmissione, e ognuno ha dato una visione diversa. Per cui vorrei capire da te qual è la tua bestia nera, dai, diciamo così, oppure quello che ti ha sorpreso. Che no, ti ha fatto la mia bestia nera è stata Di Natale, perché Di Natale, prima partita che faccio, anch'io prima giocavo terzino sinistro. Infatti. Ho giocato tanti anni terzino sinistro, poi negli ultimi 10 anni ho cambiato ruolo, ho fatto il play davanti alla difesa, però gli anni in Serie A ho giocato terzino, giocavo. E vado a Catania, prima partita, mi comprano il 31 agosto, domenica dopo titolare a Udine, partita fin lì buonissima, io terzino sinistro, calcio d'angolo, Marco Di Natale, parte la palla, lo sentivo, è qua, mi giro, pum, go, di testa Di Natale, detto, ma impossibile, ma dov'è? Cioè, era qua, era incredibile, il talento Di Natale era incredibile, una roba, lui e Sanchez in quell'Udinese lì erano micidiali. E un altro giocatore che ho sofferto quando era a Novara è stato Muriel e Cuadrado, mamma mia, andavano, andavano. Sì, non li hai sofferti solo tu, ahimè, l'hanno sofferto un po' tutti. Ah, qua andavano. Qua ti vediamo in un'azione dove marchi Luca Toni. Cioè fisicamente siamo uguali. Beh, dai, da questa foto te la giochi, dai. Nemmeno con la scala arrivavo a prendere la palla a Toni. E com'era quando beccavi quelli grossi? Perché quelli grossi temono quelli più piccoli, No, com'era, Mario? Cioè, poi il primo anno in Serie A, te lo giuro che c'era un livello incredibile. Cioè, 2006-2007, un livello di giocatori nelle squadre. Cioè, la Fiorentina c'aveva Toni. Cioè, la Fiorentina c'aveva Toni. Il Milan che ha vinto la Champions è venuto a Ascoli davanti al schierato Ronaldo, quello vero. Bravo. Ronaldo, quello vero. Kakà e Gilardino. Cioè, che non erano, cioè Ronaldo e Girardino non erano titolari, certo. Quindi, cioè, tu dici l'Udinese di Natale, e Sanchez, poi c'era, non so, la Roma, Totti, Mancini, dice, ma un livello esagerato. Cioè, esagerato, ogni squadra aveva dentro 5-6 giocatori che erano di una caratura elevatissima, cioè forti.
Senti. Cosa che purtroppo negli ultimi anni la Serie A non è più così, ecco, forse negli ultimi 2-3 il livello si è secondo me un po' rialzato, ma c'è stato un periodo che la qualità, per come eravamo abituati in Serie A, è scesa molto. Ma io è proprio per questo che ti devo fare i complimenti, perché tu eri lì in quegli anni in cui tutti erano forti, per cui vuol dire che ci potevi stare. E quindi grande stimo, perché conosco il tuo percorso, so davvero chi sei e come ci sei arrivato, per cui questa cosa rende ancora più giustizia a tutto quello che sei riuscito a costruire, per cui davvero sei un orgoglio per noi, per me in primo piano, perché chiaramente sei un amico. Ma ti dirò di più, che una cosa mi ha tanto sorpreso, perché poi io, sai, faccio il musicista da sempre e già all'epoca suonavo con i Mavida. Però ti dico una cosa, che per me ad esempio da piccolo, sai, gli amici a Sabaudia, cioè tu eri visto come uno di quelli, oh arriva Mario, cavolo, vedi? Cioè era bello quando arrivavi, dici cavolo, sta arriva Mario, musica giovanotti di qua di là, ma infatti io facevo il mio e ho continuato a farlo. Ma proprio perché i due mondi sono sempre stati vicini, musica e calcio nel mio caso, io ho incontrato un sacco di tuoi ex compagni, devo dire la verità, tra Catania, Ascoli, cioè, e c'è una cosa che mi piace dire, che in un mondo dove tutti si fanno dei cavoli loro incredibili, perché facendo questa domanda che poi ti farò, ho scoperto che non si riescono a costruire delle basi solide di amicizia con compagni di squadra che poi sono un po' zingari e che un anno prima sono lì, l'anno dopo sono lì, ci si perde un po' per strada. Ma c'è una cosa che mi fa impazzire, che ogni volta che incontro o in campo, vedi a Catania 15 giorni fa con Ciccio Lodi, oppure che ne so, ho avuto modo di incontrare il Papu Gomez, ho avuto modo di incontrare Mariano Isco, tutti i tuoi ex compagni, e ogni volta che faccio il tuo nome io vedo illuminarsi gli occhi e il sorriso, perché ti vogliono tutti un bene incredibile, Simone. Cioè, questo mi fa piacere, perché poi alla fine, come dico, cioè, come tutti dicono, rimane questo, no? Cioè, la carriera calciatore finisce, prima o poi il campo finisce, e il bello è poi rimane il pensiero sulla persona, e quindi questa è una cosa che mi fa piacere. Ma è veramente rara, perché io facendo questo tipo di domanda in trasmissione spesso viene fuori che gli amici veri sono quelli che hai frequentato quando magari eri più piccolo, quando ti sei formato, e poi del mondo del calcio ti perdi un po' via, sì, ti senti alle volte con qualche ex compagno, magari qualcuno ti vive ancora come un amico pur non frequentandoti, ma non c'è così tanta continuità e interesse nel volersi parlare, frequentare, vedere. Davvero, nel tuo caso, ti giuro, ogni volta dicevo, senti, mandiamogli un messaggio a Simone, ma non vedevano l'ora, accendi. Ed è anche bello il tuo rapporto con loro, perché non dimenticherò mai il tuo messaggio quando ero con il Papu Gomez, dove me l'hai offeso per bene in maniera simpatica, e lui non vedeva l'ora di essere offeso sostanzialmente, perché avevate, giusto per dirlo agli amici da casa, a Filippo, praticamente stavo girando un video con Lucas Castro e le comparse, oltre appunto a Lucas, me e il chitarrista, c'era anche Mariano Isco, ex Catania, c'era il Papu Gomez e poi non mi ricordo chi, vabbè, un altro ex calciatore. E allora io sono rimasto sorpreso, perché Simone gli manda un messaggio al Papu, gli dice: ti piace l'Italia? Sei venuto a rubare i soldi qua. E il Papu Gomez dice: ah, sì, è vero, sei venuto a rubare i soldi. E per me era troppo divertente, perché c'è ancora quel rapporto, sì, da spogliatoio. È rimasto un buonissimo rapporto, sì. No, queste sono le cose belle, dai. Alla fine facciamo il mestiere, ho fatto il mestiere il più bello del mondo, credo, perché mestiere più bello del mondo, la fortuna. E però poi alla fine ci si ricorda di queste cose qua, no? Di un ball o di... ci si ricorda queste cose qua, è il bello. Senti, a proposito di gol, mi hai fatto un assist, perché noi ne abbiamo preparati un paio e volevo farteli vedere, farteli commentare. Tu che rapporto avevi col gol? Perché partivi un po' da dietro,
Sì, no, non tantissimi, però alcuni l'ho fatti, Beh, questo è l'unico che ho fatto in Serie A, quindi rimarrà indelebile per tutta. Poi un Catania Palermo, un derby 4-0, incredibile, stadio strapieno. Una roba. Chi è che ti aveva fatto l'assist qua? Giovanni Marchese. Ah, ok. Sì. Qua ne vediamo un altro. Qua sempre col Catania in Coppa Italia invece contro il Brescia. Sì. Ah, che bella bombetta mi hai tirato di sinistro. Sì, sì. Che bello vederti in campo esultare, gioire. Ma ti piaceva far gol o ti piaceva di più, insomma, evitare di prenderlo? No. Far gol mi piaceva, però non sono mai stato ossessionato dal fare il gol, anzi. Non è mai stata una mia ossessione, però mi piaceva, ecco, soprattutto tirare da fuori aria mi è sempre piaciuto. Io tra l'altro mi ricordo che a Sabaudia c'erano tanti ragazzi anche che poi non hanno fatto il tuo percorso, e mi sento di dire per colpa loro, per la testa che avevano, perché ne dico un paio, sia Checo, Camozzi che voglio dire aveva un piede in sinistro pazzesco, ed era un bravissimo giocatore, e poi c'era Cinelli che era un calciatore. Beh, lui un po' l'ha fatto. Sì, alla Lazio, però ha vinto il miglior giocatore di Viareggio. Lui era un talento, talento vero. Sì, però questo ci fa capire che alle volte la testa è altrettanto importante oltre al fisico e al piede. La testa, adesso che vai avanti anche con l'età. C'era ospite Mario, che era osservatore, che parlava comunque che lui non andava tanto a guardare i piedi, ma andava a guardare la testa del bambino, quanto ci metteva a recuperare il pallone. No, la testa è fondamentale, perché poi smuove tutto e lo dimostrano, ti ho detto, gli esempi che ti ho fatto prima, tutte persone che nella testa, la mentalità, erano forti, cioè forti, non erano deboli mentalmente, e sì, quindi sì. Questo fa la differenza. Senti, lo vediamo nei grandi campioni. Io ti faccio ancora piccole domande di calcio e poi ti voglio far parlare di musica e di presente e futuro. Quindi sì. Se tu dovessi dire la partita della tua vita, quella che dici ai tuoi figli, ti dicono: papà, ma tu cosa hai fatto? Tu gli dici: guarda questa partita qua, perché vedi il papà. Che qual è? Che gli partita della vita, non so, sicuramente il derby, il gol che ho fatto in Serie A è un'immagine forte che quando la vedo mi regala ancora emozioni, quindi gli direi quella. Però poi ce ne sono state tante altre, vittorie di campionati con la Cremonese all'ultimo secondo, emozioni incredibili. Anche quest'anno, anche se Serie D, comunque ho vissuto delle emozioni fortissime nel vincere il campionato da capitano a 40 anni con gente, con ragazzi che hanno 20-22 anni meno di me, mi hanno regalato delle emozioni che sono diverse forse da quelle che ho provato prima, ma belle lo stesso. Quindi sai, è diverso, però se dovessi racchiudere tutto in un'immagine, quella è la prima che mi viene in mente. Guarda, prima volevo fartela immediatamente, ma mi sono dimenticato. Ma quindi, al di là di tutto, hai costruito dei rapporti di amicizia vera con i tuoi ex compagni? Cioè, non dico saltuari, proprio veri, che tu dici? Sì. Sì, con qualcuno sì, devo dire la verità. Vabbè, Daniele Di Donato è mio testimone di nozze, padrino di mia figlia, io sono suo testimone di nozze, quindi è nata un'amicizia forte. Un altro mio grande amico, e ci andrò in vacanza quest'estate, è Romano Perticone. Ah, come? Che abbiamo giocato insieme a Novara. No, degli amici nel calcio ce l'ho e quindi si possono creare rapporti. Daniele Croce, un altro ragazzo con cui ho un rapporto splendido, che quando possiamo ci vediamo. Sì. Ce ne sono, ecco. Bene. Poi non è facile, come hai detto tu, non è facile,
non è facile, ma qualche rapporto di amicizia si crea. Mi fa piacere. Allora, nell'attesa, Filippo, tu vuoi fare qualche altra domanda? O... Volevo parlare di derby, ma magari... Dai, l'ultimo blocco. Allora, io ti faccio parlare di questo adesso, Simone. Cioè, del fatto che tu, al di là del calcio, sei stato molto bravo anche nella vita a reinventarti anche come imprenditore. Per cui io so che tu hai un, sì, po', hai un po' di attività in giro per... non solo per l'Italia, ma anche... No. Sì, sì. E volevo fartene parlare. Ho investito un po' all'estero e sono socio di due ristoranti, uno a Ibiza e uno a Formentera. E come si chiamano? Diciamolo. A mia maniera. Dal 2014, quello di Formentera, 2019, quello di Ibiza, sono stato fortunato a incontrare delle persone con cui ho investito e le cose vanno abbastanza bene, ecco. Per questo sono contento. Poi sono socio anche di un centro padel a Verona con i miei procuratori Alessandro e Andrea D'Amico e quindi dai, abbiamo fatto un po' di cose. E senti, a Sabaudia hai ancora qualcosa? O... perché no, mi ricordo il Pineta, ma non... No, okay. No, non più. Avevo i miei genitori, diciamo, in società avevano anche un lido dove ci siamo visti anche quest'estate, certo, ma non ce l'abbiamo più. Ah, ok. E sì, invece la scuola calcio, quella... La scuola calcio sì, c'è, la gestisce mio padre ancora a 70 anni, che ha ancora voglia di stare lì in mezzo al campo. Un randello, come picchiava in campo suo papà, ragazzi. Ci ho giocato contro a calcetto, mi ha menato, cioè, vabbè. Sì, quello diciamo, è una cosa bella e sono contento soprattutto che lui ancora ha questo entusiasmo, quindi in pensione, ma... è tutto il giorno occupato e fa una cosa che gli è sempre piaciuta fare da quando è giovane, perché poi ha sempre allenato i ragazzi e quindi sono contento. Senti, allora, per il tuo futuro... Come? Come, Filippo? In Serie A, che orgoglio. Sì, sì, sì. Per lui è stato... Infatti non si è perso una partita in casa, in trasferta partivano, prendevano il pulmino in 7-8, lui, mio zio Antonio, mio zio Ivano... venivano da tutte le parti d'Italia e è stato bello. Senti, e quindi nel tuo futuro immediato che cosa ci metti? Ancora qualcosa nel mondo del calcio? Sicuramente il prossimo anno giocherai ancora, giusto? Guarda, non lo so, Mario, penso di sì. Mi sono legato a questa società dove c'è un progetto serissimo, grazie all'imprenditore di Lumezzane che è Ludovico Camozzi. Telefono era un mio altro compagno di squadra, amico Michele Canini. Ah, ok. E amico poi di Ale Budel, amicissimo di Ale, altro giocatore di padel. Sì, infatti. e niente, mi sono legato a questa società dove Andrea Caracciolo è diventato presidente. Ah, dai. E quindi noi, essendo stati ex compagni di squadra a Salò e poi qui a Lumezzane, lui è diventato presidente, abbiamo intrapreso questo percorso e vediamo, dovrei continuare un anno in Serie C, dovrei, e poi smettere e iniziare un percorso con loro, ora vediamo di che tipo, però legarmi spero a questa società perché ho visto in loro una società seria che ha futuro. Che bella sta cosa, quindi hai deciso di continuare nel calcio nonostante, sì, le attività? Penso di sì. Bello, sì. bello. Sì. E sì, sì. In che modalità? Direttore sportivo, allenatore? Cosa non lo so, penso, credo più verso direttore, però sai, poi si può mai dire. Dai, va bene, allora io direi che con il calcio non ti stresso più. Adesso parliamo di musica. Allora, sì, sicuramente tu hai amato, apprezzato la musica in tutti questi anni. Volevo chiederti che rapporto hai con gli strumenti, se ti è mai venuto in mente di suonare qualche cosa, se ti piace andare a concerti. Suonare no, con la musica però un bel rapporto perché ne ascolto tanta. Ascolto tanta, vabbè, musica italiana, Vasco sicuramente è uno dei miei preferiti. Anzi, mi ricordo ancora quando mi hai portato alle prove private a Latina, siamo andati insieme e mi hai fatto un regalo della miseria. E mi piace ascoltare musica italiana,
Vasco soprattutto, ma anche cantatori tipo, non so, Venditti, Baglioni, su questa roba qua. Invece per musica straniera mi piace ascoltare molto anni 70, 80, tipo Pink Floyd, Rem. Ah, ecco, ascolto tanto quel genere di musica. E il concerto, sì, più bello che hai visto? Concerto più bello che ho visto, Vasco. Dove? Ah? Poi una volta mia moglie Ilaria mi ha portato a Roma a vedere Renato Zero e devo dire che però mi sono divertito. Ah, vabbè, oh. Mi sono divertito. Grande relatore. C'ho le mie bimbe che Aurora, che ha 12 anni, e Sofia 7, che sono soprattutto Aurora fans di Ultimo. Ah, vedi. Infatti ho chiesto a Max se mi ha fatto regalare un LP con la firma, la dedica per Aurora, e l'ho ringraziato. Però la vorrei portare a un concerto perché veramente gli piace. Dai, va bene. Allora, ora stiamo entrando in clima derby, per cui però ti vedo poco teso, questa cosa non mi piace. No, ascolta, devono essere tesi i calciatori, perché per quanto mi riguarda quei quattro pappagoni sono già fuori dalla finale. Cioè, te lo ti dico, vedo poco. Altre volte ti ho visto più teso, ma io mi fido della mia squadra. Simo, siamo forti quest'anno, siamo forti, cavolo. Adesso però vi lascio parlare te, Filippo, perché voglio vedere tu che cosa ne pensi e soprattutto i numeri cosa dicono. Vai, vi lascio la parola. I numeri oggi li lascio stare perché non sono lucido. oggi per me, guarda, o vado in paradiso o vado all'inferno. Niente da fare, parliamo, facciamo parlare lui, vagamente. Vai. Allora, volevo chiederti come hai visto, se l'hai vista poi, la partita dell'andata, e cosa ti aspetti, se ti aspetti una partita simile o una partita completamente diversa oggi. Sì, la partita l'ho vista in televisione, ero a Ibiza, in un ristorante Ibiza ero, però l'ho vista. Sei bello pieno, quindi. No. Tanto male. Devo dire che i primi 20 minuti, cioè, mi hanno sorpreso, perché non pensavo che l'Inter potesse avere un dominio così schiacciante in una semifinale di un derby di Champions League. Invece i primi 20 minuti è stata un massacro. Ho detto, oh, ci voglio credere. Però sai, per me stasera l'Inter è favorita all'80%, 80-20, cioè, se parliamo di numeri. Passaggio turno. Poi parti 2-0 in un derby così. Però sai, il calcio è strano, il pallone è strano. Ma tu, calciatore, visto che comunque hai vissuto varie epoche, nel senso che comunque anche sicuramente gioco da Simeone, che era un catenacciaro, ad altri che potevano fare un gioco un po' più importante, cosa hai visto di particolare in quella partita lì, nell'andata? Cioè, che cosa secondo te io ho visto no, secondo me non si tratta di tattica, cioè per me ho visto proprio una squadra che i primi 20 minuti una era, non so, intimorita, e invece una squadra che è entrata dentro con una forza, con un piglio, con una consapevolezza incredibile. Cioè l'Inter ha dato dimostrazione proprio di forza, ma anche nei singoli giocatori, cioè hanno dato dimostrazione che nei duelli avevano una marcia in più. Sai, in queste partite qua la tattica può contare fino a un certo punto, cioè poi conta di più quello che hai dentro, come arrivi alla partita, la tua consapevolezza, la tua forza. I giocatori dell'Inter l'ho visti proprio più consapevoli, più, cioè, oggi qua vi passiamo sopra. Cioè, i primi 20 minuti per me è stato quello. Ogni duello li ribaltavano, una cosa incredibile che non mi sarei aspettato. Quindi neanche la presenza di Leao pensi che possa squilibrare? Non lo so, sai, coi se e coi ma all'andata non si può dire se c'era Leao la partita era diversa. Sicuramente Leao è un giocatore che, se sta bene, fa la differenza, è un giocatore che può creare pericoli in ogni momento, perché c'ha strappo, c'ha tiro. Però stasera il Milan entra sapendo che
non può sbagliare mezzo centimetro, perché se prende gol è finita. Cioè, andare a fare una partita così vuol dire che dentro devi avere una consapevolezza, devi prepararti, devi fare una partita perfetta. E fare una partita perfetta non è facile, perché anche quando tu fai una partita buona, una o due occasioni a una squadra le concedi. Quindi stasera devi ribaltare un risultato di due gol sapendo che non puoi concedere niente. Cioè, per Mira è dura, per Mira è durissima. Adesso, per rispondere alla domanda di Mario, adesso a parte gli scherzi, comunque io penso che sia una partita completamente diversa da quella dell'andata. Vuoi che magari Pioli la rivista è rivista e quindi non farà gli stessi errori? Io spero di sì, ma probabilmente no. E vuoi che giocheranno in modo diverso, perché hanno Leao stasera, quindi anche Theo Hernandez secondo me giocherà meglio, perché l'andata è stato inesistente, e sicuramente qualche filo da torcere ce lo daranno. Spero chi giocherà sì, a destra nostra, o Acerbi o non so se De Vrij, perché Skriniar è infortunato, non so chi metterà da quella parte, ma secondo me avrà un ottimo lavoro da fare. Eh beh, quello è ovvio, è sempre una semifinale di Champions e nulla è scontato. Però c'è una cosa che io non sono preoccupato dall'Inter. Cioè, una cosa che mi piace sottolineare è che spesso è l'avversario che fa di te quello che vuole, ma quando tu non ti fai trovare pronto. Quello che ha detto Simone è qualcosa di lapalissiano. Cioè, era evidente che i calciatori dell'Inter, per tanti motivi, alcuni che conosco anche, non sono scesi in campo per fare una partita di calcio normale o un derby normale, sono scesi in campo con una rabbia speciale che li ha portati a vincere tutti i contrasti, che li ha portati a non dare tregua a nessuno dei calciatori del Milan, e non penso che si sia esaurita quella foga con la partita d'andata, perché c'è qualcosa nei giocatori che si portano dietro, e io lo so dalla sconfitta in campionato famosa nella quale si è girato Giroud, dove, da quello che io so, i calciatori del Milan non hanno saputo vincere in maniera normale. Hanno voluto infierire negli spogliatoi, insultando tanti calciatori dell'Inter che se la sono proprio legata al dito. Quindi tutte le partite che ci sono state subito dopo quella sono state tutte da vita o morte per molti calciatori dell'Inter, e te li dico nell'ordine: Çalhanoğlu in primis, Lautaro, Barella, Bastoni, tutti giocatori che scendono in campo con delle motivazioni speciali. Per cui io credo che a questo punto è vero che il Milan deve fare una grande partita, ma penso anche che alcune cose non si dimentichino più, e sentire l'avversario insultarti in uno spogliatoio ti ricarica da qua alla fine dei tuoi giorni. Non so se Simone ha mai vissuto una cosa del genere, gli auguro di no. Ma sì, no. La mia sì. Penso proprio di sì. No, ci sta. Tu hai mai avuto un episodio nel quale l'avversario ti ha sbeffeggiato e quindi ti ha creato quella tensione per poi non vedere l'ora di rincontrarlo? Sì, ma ci sono quelle partite che tu poi dici: tanto questi li rincontriamo, perché poi succede. Sai, il calcio alla fine è fatto proprio di queste cose qui, no? Corsi e ricorsi storici, un derby dopo 20 anni è incredibile. Sicuramente era evidente che i giocatori dell'Inter sono entrati in campo con un'altra determinazione rispetto a quelli del Milan. Cioè, questo è evidente. Poi non si parla di tecnica e di tattica, perché quelli ci sono gli allenatori, ci mancherebbe. Ma alla visione penso che questo l'abbiano notato tutti. Eh sì, la rabbia è qualcosa che ti dà una marcia in più alle volte, cioè se la sai usare in modo positivo. Senti Simo, io non ti voglio rubare più altro tempo, sei stato troppo gentile intanto a renderti disponibile a partecipare. Ti volevo fare un'ultima domanda: se c'è qualcosa che non ti ho chiesto che ti piacerebbe dire. No, mi hai chiesto tutto, anzi no, è una cosa mi piacerebbe dire, perché ci accomuna, e sai, volevo fare un saluto al gatto. Ah,
Ciao Sergio, ovunque tu sia. E per noi è qualcosa di speciale. Per me è stato qualcosa di speciale, che mi ha accompagnato da piccolo fino a... per lui è sempre lì, ci penso sempre. È vero, aggiungo un abbraccio a Marino e a Wanda, dai. Sì. Che sicuramente sono stati importantissimi per noi e per Sergio, sì, per il gatto. Oh, grazie, mamma mia, mi hai tolto veramente la parola in questo momento. Grazie Simo. Grazie a voi. Allora, dai, noi ci vediamo spero presto, anche sul campo da calcio. Quando smetti di giocare ti convoco anche io nelle partite con Risofonic, con Rocker TV. Volentieri. Così ci aiuti a tirare fuori la palla dall'area piccola ogni tanto, perché oramai l'età avanza. Volentieri. Grande Simo. Piacere. Ciao Filippo, è stato un piacere. Grazie. Buona serata. Ciao, ciao. Ciao. Eccoci qua. Vai Filippo. Dai, allora, mi hai fatto preoccupare a un certo punto, ti devo dire la verità. Intanto... Non so, io oggi era tanto che non vedevo, che non vivevo le partite in questo modo, non sai, il mio lavoro mi porta a estraniarmi, no? Però questa, vuoi che magari abitando qui a Milano, se non dovessimo passare veramente qua, rimaniamo per altri 20 anni a essere degli zimbelli proprio. Ma infatti oggi è un giorno epocale, perché o diventi un eroe, diventi un coglione. Bravo, e io preferisco la prima delle due, onestamente. Ma pure io, però sai, non siamo noi a decidere, quindi. No, io ci voglio credere, io voglio essere arrogante, voglio guardare il futuro in faccia e dirgli: caro Milan, mi dispiace per te, ma ci servono i 3 punti e il passaggio del turno, quindi vabbè. Cosa? Io ne ho pochi di amici milanisti, ma tu ne hai qualcuno che secondo me ti martellerà da qui a quando avrai 80 anni, 85. Allora, e invece io ti voglio dire questo, che qualora oggi riuscissimo a passare il turno e a vincere, io non insulterò i tifosi del Milan. No. È una promessa che fai. No, non li voglio... No, perché ci sono passato 20 anni fa e so quanto si sta male, e quindi trovarmi di fronte a un pappagone che me la fa pesare mi darebbe un fastidio enorme, e quindi lo voglio dire pubblicamente: Ringo, Lorenzini, tifosi del Milan, amici che mi avete rotto le scatole per tutta la stagione e che avete fatto i pappagoni anche dopo il 2-0 dell'andata dicendo tanto c'è il ritorno, state tranquilli, perché se dovesse passare l'Inter non vi insulterò. No, e se dovesse passare l'Inter, io vengo, ti prendo il telefono e li insulto io. Va bene. Va bene, oh. Senti, Filippo, ripeto, mi hai fatto spaventare, perché quando ti ho detto cosa dicono i numeri, e mi hai detto no, è meglio che... pensavo che i numeri dicessero qualcosa di tragico, invece poi no, ti sei rifatto dicendo è meglio che non li analizzo, perché da tifoso sto male. Ok, quindi, allora, se dovessi decidere di investire i tuoi soldi e non buttarli via, comunque su chi scommetteresti? Allora, io l'ho data nei miei canali free, li ho dati, ho dato un banca pareggio, che è una strategia molto semplice. Praticamente non mi aspetto uno 0-0, quindi quando una delle due squadre segna, fai cash out, che è una terminologia del trading, e prendi il profitto. Quindi basterebbe un gol da una parte o dall'altra per far profitto. Poco, ma si fa profitto, perché in queste partite ovviamente, sai, vuoi la foga, vuoi il nervoso, vuoi che non è calcolabile, comunque i numeri devono essere un po' lasciati da parte. In campionato si può fare qualcosa, ma qui nelle coppe soprattutto c'è da guardarle ed essere orgogliosi di essere in questo momento davanti alla TV, perché sarà una partita che si ricorderà per tanti anni. Ma infatti bisogna fare i complimenti alle due milanesi, agli avversari in questo caso del Milan, perché essere arrivati fin lì, io ancora non mi spiego come sia stato possibile, perché le due bello squadre... Il bello del calcio. Sì, le due squadre non erano sicuramente da semifinaliste di Champions League, però già che ci sono, complimenti a tutte e due, il percorso è stato meraviglioso, io ho il mio biglietto in tasca, per cui ho le formiche nelle scarpe che mi dicono: Mario, corri, vai allo stadio, vai a San Siro, e quindi, come al solito, prima di salutare tutti, ti ringrazio Filippo per la tua splendida disponibilità. E voglio ringraziare, se avete visto bene, il merito è del nostro regista Simone, che è qua sopra di me, e poi Gaia, che chiaramente ha partecipato a questa bellissima diretta.
E poi, se avete sentito bene, il merito è di Alfred, di regia. Mamma mia, con l'accordo di chitarra. E quindi, ragazzi, io vi saluto così e vi dico: ci vediamo martedì prossimo, puntuali come il passaggio di turno dell'Inter in finale. E andiamo, ci voglio credere.